Benvenuti al notiziario federale numero 6 del 2014, anno quarto. In questo numero, campionato mondiale femminile 2014, la pool della prima fase. 6 domande al CT Marco Bonitta. Le delibere del Consiglio federale. Gli assoluti di beach volley. Marco Bonitta per il sitting volley. Campionato mondiale femminile di pallavolo live da settembre. Alla vigilia del campionato mondiale femminile, che si svolgerà per la prima volta in Italia dal 23 al 28 settembre, queste le pool della prima fase, sorteggiate il 10 marzo a Parma. Pool A, Roma. Italia, Repubblica Dominicana, Germania, Argentina, Croazia, Tunisia. Pool B, Trieste. Brasile, Serbia, Turchia, Canada, Camerun, Bulgaria. Pool C, Verona. Stati Uniti, Russia, Thailandia, Olanda, Kazakistan, Messico. Pool D, Bari. Giappone, Cina, Porto Rico, Cuba, Belgio, Azerbaigian. Queste le 24 migliori formazioni al mondo. Le prime 4 squadre di ogni pool si qualificano per la seconda fase. Le 6 squadre qualificate della seconda fase disputeranno la fase finale a Milano. Campionato mondiale femminile di pallavolo live da settembre. Roma Acqua Cetosa, abbiamo rubato qualche minuto al nostro allenatore della nazionale per porgli qualche domanda alla vigilia dei mondiali. Innanzitutto la prima, che un po' tutti si aspettano, come sta andando la nostra nazionale anche alla luce del risultati del Grand Prix. Bene, siamo rientrati dopo un piccolo periodo di riposo, abbiamo ricaricato le pile, come sapete nel Grand Prix abbiamo vissuto qualche vicissitudine particolare, qualche infortunio che ci ha un pochino fatto cambiare alcune dinamiche all'interno del gruppo, le stiamo ristrutturando, stiamo ricreando dei nuovi equilibri e credo che questo sia un periodo importante per la preparazione al mondiale. A proposito di cambiamenti, non ami molto dei cambiamenti in corso d'opera, però causa ovviamente gli incidenti che ci sono stati, ne sei stato costretto, è cambiato qualcosa? Ma sì, il progetto tecnico, come tutti sanno, iniziale, soprattutto nel ruolo del palleggiatore, era diverso, ma credo di dire che non era né meglio né peggio, nel senso che Eleonora Lobianco, che ringrazio per aver accettato con molto entusiasmo di rientrare in nazionale, naturalmente è protagonista di un progetto nuovo, però credo che abbia una qualità e un'esperienza tale da far rimanere comunque alta la qualità di questa nazionale. Una buona parte delle ragazze della nazionale provengono dall'esperienza di un altro tecnico. Su che punti stai lavorando per trovare motivazioni e energia nuova? Ma insomma, sono anche atlete che ho allenato anch'io, anche se non negli ultimi anni, quindi le conosco come persone, credo di conoscere abbastanza bene le loro caratteristiche, le abbiamo anche testate durante il Grand Prix, credo che questo non sia un problema assolutamente importante. Bene, parliamo un attimo dei mondiali. Giocare un mondiale in casa comporta due aspetti. Il tredicesimo giocatore, che è il tifo, quindi una carica maggiore, però dall'altra parte una pressione psicologica per fare dei risultati a tutti i costi, per non sfigurare di fronte al pubblico che tifa. Come pensi di gestire quest'ultimo punto? Sì, ci sono entrambe le componenti. Quando si gioca per un risultato importante in casa ci si può caricare troppo di responsabilità,
oppure come cercheremo di fare, cercheremo di farci trascinare dal pubblico e dall'entusiasmo dei tifosi italiani. Credo che per farsi trascinare bene noi dobbiamo prima di tutto essere molto certi di aver fatto un lavoro ottimo. Credo che questo periodo di lavoro qui all'Acqua Acetosa sia fondamentale per creare sicurezze nella squadra, certezze, equilibri, e nel momento giusto speriamo di poterci farci trascinare dai nostri tifosi. Un girone nella prima fase tutto sommato abbastanza semplice, almeno sulla carta. Però in vista della formula di questo mondiale, quali sono le trappole da evitare per non fare dei passi falsi? Sì, un girone, diciamo, sulla carta facile in quello che è la progressione delle partite che andremo a fare. Direi che le ultime due partite del girone, quella contro la Germania e quella contro la Repubblica Dominicana, saranno comunque due partite con difficoltà importanti. Le trappole sono quelle di evitare di perdere punti durante questo girone, perché i punteggi con le squadre che avanzano sono quelli che ci si porta dietro. Dopo si comincerà la seconda fase e poi anche la terza, ma sono credo tre campionati del mondo all'interno di uno solo. Sulla carta, quali sono però le nazionali che vedi più forti e più qualificate ad ambire al podio? Ma credo il Brasile soprattutto, in virtù degli ultimi tre anni di successi continui, anche nell'ultimo Grand Prix ha dimostrato di essere la più forte. Stati Uniti e Brasile saranno certamente molto protagoniste, e poi ci sono tutte le europee e le due asiatiche, che sono Cina e Giappone, che noi incroceremo nel secondo girone. L'Italia no? No, l'Italia sì, l'Italia ha certamente una buona freccia nel proprio arco per arrivare tra le prime sei. Cercheremo di sfruttare appieno anche il calendario e speriamo che Milano ci porti bene. Queste le 15 azzurre convocate per l'ultimo collegiale presso il Centro di Operazione Olimpica Gironesti a Roma. Alzatrice Francesca Ferretti, Eleonora Lobianco, Noemi Signorile. Opposti Nadia Centoni, Valentina Diu. Centrali Valentina Righetti, Cristina Chirichella, Raffaella Polin. Schiacciatrici Caterina Bosetti, Carolina Costagrande, Antonella Del Core, Valentina Fiorin, Francesca Piccinini. Liberi Paola Cardullo, Monica De Gennaro. Roma, sede federale. Il 12 settembre 2014 si è riunito il Consiglio federale che, dopo aver approvato il verbale della seduta del 19 luglio, ha affrontato l'ordine del giorno. Il Consiglio ha deliberato approvazione della seconda nota del bilancio preventivo 2014, variazioni regolamentari per i campionati studenteschi 2014-2015. Il Consiglio ha inoltre deciso che l'Assemblea straordinaria per le modifiche allo Statuto federale si terrà il giorno 8 dicembre 2014. La prossima riunione del Consiglio è prevista per il 16 ottobre 2014. Si sono disputati a Catania gli assoluti di beach volley maschile e femminile per l'assegnazione del tricolore 2014. Il podio è stato conquistato da Daniele Lupo e Alex Ranghieri. Catania ha salutato la vittoria di Marta Menegatti, Victoria Orsitot per il femminile. Ai nostri campioni le congratulazioni della Federazione Italiana Pallavolo. Mi chiamo Marco Bonitta, sono l'allenatore della nazionale femminile di pallavolo. Voglio fare un invito, un appello: fate sport, tutte le persone devono fare sport. Invito calorosamente, caldamente anche tutte le persone che hanno
qualche problema fisico fin dalla nascita o per incidenti particolari a fare sport. Nella nostra federazione è nato da poco il sitting volley, che è una disciplina bellissima che ho avuto la fortuna anche di vedere, e credo che questo possa essere un motivo perché il nostro sport si avvicini anche alle persone diversamente abili. Quindi buono sport a tutti.